Il pensiero e la poetica di Pascoli. Nel mondo di Pascoli convergono sia l'ispirazione classicista che quella moderna. Lui ha un forte interesse per la letteratura classica, ma a questa si aggiunge una sensibilità decadente e impreziosita anche dall'estetismo di fine secolo. Nella sua poesia troviamo elementi che lo riportano al simbolismo francese. Egli usa largamente, infatti, alcune figure retoriche, quali la sinestesia e l'analogia. L'approccio di Pascoli privilegia una forma di conoscenza del reale che è legata all'intuizione e si esprime attraverso il simbolo. Tutta la sua poetica è espressa nella prosa intitolata Il fanciullino. Il fanciullino riesce a vedere ciò che gli adulti non vedono più, attraverso proprio l'intuizione e quelle capacità intuitive particolari che hanno i bambini. Il poeta deve essere in grado di saper usare queste stesse facoltà, nonostante l'età adulta. Ed è proprio grazie allo stupore e alla fantasia che il poeta può andare al di là degli oggetti, li può mettere in relazione tra di loro e può individuare i legami e le armonie che si celano dietro alla realtà. La poesia ha anche una funzione sociale e morale. È uno strumento consolatorio, cioè può consolare gli uomini attraverso la contemplazione della bellezza. La morte è un tema che troviamo continuamente nelle poesie pascoliane, sia come sottile inquietudine, sia come pensiero ossessivo, che si manifesta attraverso anche gli oggetti, i rumori, i suoni che vengono resi con l'onomatopea. Pascoli supera, diciamo, questa sua condizione di dolore che si porta dietro sin dall'infanzia, trovando rifugio in una sorta di intimità familiare, cercando di ricreare il nido, il focolare che ha perduto quando era bambino. La stessa patria a un certo punto diventerà una sorta di nido in cui trovare rifugio. In breve, possiamo dire che Pascoli attua una poetica delle cose, cioè gli oggetti, le cose, possono diventare poetici, indipendentemente dal fatto che siano umili oppure alti, che siano quotidiani o che siano preziosi, perché questi oggetti possono assumere un significato che gli viene attribuito dall'artista e questa attribuzione di significato li rende preziosi. Quindi gli oggetti vengono chiamati con il loro nome esatto, e spesso vengono accompagnati da un suono. Si ha così una dimensione che è uditiva e un'altra che è fonosimbolica, cioè si esprime attraverso il suono, il simbolo che rappresenta quell'oggetto. Gli aspetti che sono più evidenti di questa poetica nella lingua di Pascoli sono l'esattezza della lingua stessa, l'uso frequente di termini tecnici, anche ad esempio che appartengono al mondo vegetale e animale, e una musicalità che ha effetti forti di armonia, appunto di musica attuata attraverso le onomatopee, oppure attraverso le anafore, le ripetizioni, le allitterazioni. Sono termini che rendono prezioso anche il quotidiano. Diciamo, utilizza una sorta di plurilinguismo, cioè più meccanismi linguistici che vengono attuati nella poesia e che influenzeranno moltissimo la poesia del Novecento. Il Fanciullino viene pubblicato nel 1897 e precisa i fondamenti della poetica pascoliana. Ognuno di noi conserva dentro di sé, anche una volta diventato adulto, un fanciullo che guarda il mondo con occhi puri,
puri, con occhi candidi, con la stessa innocenza che avevano i primi uomini. La stessa innocenza dei primi uomini l'hanno i bambini. Nonostante che il tono della prosa sia piuttosto semplice, in realtà è piuttosto complesso il tessuto del fanciullino. Si rimanda a Platone, si rimanda anche a Leopardi con le teorie sull'immaginazione creatrice dei miti e l'accostamento con gli antichi. E Pascoli sottolinea più volte che la facoltà di stupore poetico ce l'hanno tutti gli uomini, non ce l'hanno solo alcuni. Quello che non hanno tutti è la capacità di dargli voce.